Venerdì 3 giugno. Il Vangelo di Giovanni oggi ci offre un quadro molto intenso della sequela di Gesù, dove si chiede la conferma del nostro amore nei confronti di Gesù, che viene ripetuto per 3 volte. Questo ripetere della domanda, mi vuoi bene, mi ami, ha un preciso significato di allertarci nei confronti del nostro modo di vivere. Non cadiamo mai nella trappola di banalizzare nella sicurezza la nostra disponibilità a seguire Gesù. Dobbiamo ripetercelo nella nostra coscienza costantemente, giorno dopo giorno, perché vi sarà anche un tempo nel quale la nostra ferrea volontà di seguire Gesù potrebbe essere messa a dura prova. Potremmo anche essere in qualche maniera indotti a seguire strade che non vorremmo praticare. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Mi ami più di costoro? È la centralità della dimensione dell'amore, l'amore per Gesù. Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, gli disse, pasci i miei agnelli. Lo conferma, impastore degli agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, gli disse, pasci le mie pecore. Ulteriore conferma. Ma Gesù insiste, gli disse per la terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro, addolorato che per la terza volta gli domandava, mi vuoi bene? E gli disse, cioè, Pietro rimane addolorato, com'è che continua a chiedermi se gli voglio bene? Forse ha qualche dubbio. E gli disse, Pietro disse a Gesù, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene, rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, esprimevi in pienezza la tua volontà, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani. E un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Condizione umana che non sempre può contare su una propria volontà, su una propria autosufficienza. Siamo sempre investiti dalla possibilità di involontariamente cambiare rotta per circostanze che si generano nel corso del tempo. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E qui c'è un passaggio molto intenso che ci porta al cuore della verità, ma dentro a questa sottolineatura poi c'è questo brevissimo passaggio intenso che riguarda ciascuno di noi, che siamo costantemente interrogati da Gesù. Mi vuoi bene? È chiesto a ciascuno di noi e detto questo, aggiunse, seguimi. Nella temporaneità di quella risposta, sì, ti voglio bene, vi è costantemente un invito da parte di Gesù di seguirlo. Quindi noi dobbiamo ascoltare due realtà, quella che riguarda la dimensione dell'amore verso Gesù e dall'altra la nostra disponibilità a seguirlo sempre e comunque. Buona giornata a tutti.